Francesco Montechoc, il pianto disperato all'Isola dei Famosi. Francesco Monte, il bell'extronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, è già uno dei protagonisti più chiacchierati della 13ª edizione dell'Isola dei Famosi. Il modello e aspirante attore ha avuto il suo primo momento di debolezza sull'isola, dopo aver dimostrato invece grande forza, guadagnandosi la medaglia di Major della settimana, proprio a causa della sua famosa ex. Francesco Monte, amato ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, è uno dei protagonisti più chiacchierati della 13ª edizione dell'Isola dei Famosi. Il modello e aspirante attore sembra essersi avvicinato molto alla sexy ballerina ed ex madre natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto. I due hanno decisamente instaurato un feeling particolare, ma il Belmonte ha avuto già un piccolo cedimento ripensando alla sua ex fidanzata Cecilia, con la quale ha condiviso ben 4 anni della sua vita e dalla quale è stato lasciato in diretta TV per Ignazio Moser, ciclista ed ex coinquilino di Cecu nella casa del Grande Fratello VIP. Francesco, per la prima volta da quando è iniziato il reality, la prima diretta è andata in onda lunedì 22 gennaio 2018, ma i naufragi hanno lasciato l'Italia una settimana prima dall'inizio ufficiale del reality, ripensando alla Rodriguez non è riuscito a trattenere le lacrime, ho avuto un momento mio, ha spiegato Monte alle telecamere del programma, volevo stare un po' da solo, staccare, cercare di pensare di più. E Marco si è trovato lì e abbiamo parlato un pochino. In cuor tuo lo sai, anche se ci prendiamo in giro con la testa. Stavo pensando un po' a tutto, ai ricordi del passato. L'ex tronista è stato subito raggiunto dal modello Marco Ferri, con il quale sembra aver legato molto. I due si sono confidati e dopo qualche chiacchiera sincera a Francesco sembra essere tornato il sorriso. Intanto sul web tutti sperano che presto si accenda la fiamma con la bellissima Paola, sulla quale l'ex tronista ha confessato, Paola è una bella persona, a me piace. Io guardo tanto negli occhi le persone per capirle e lei mi ispira bontà. Se son rose, fioriranno.